L'europeo femminile di volley, domani nei quarti le azzurre incrociano l'Olanda, dobbiamo alzare il nostro livello e giocare d'anticipo, dice il CT Davide Mazzanti. Maurizio Colantoni. D'allenatore vincente in giro per l'Italia, tre scudetti tra Bergamo, Casalmaggiore e Conegliano, a CT della nazionale femminile. Davide Mazzanti da Fano, 41 anni ad ottobre, risponde così quando si nomina la maglia azzurra. Pelle d'oca. Tanto lavoro, dedizione, uno stile da riportare in nazionale. Ora però arriva il momento di dimostrare tutto il valore di questa Italia. Siamo stati alla ricerca della nostra identità fino adesso, adesso è arrivato il momento della partita decisiva e so che le ragazze sono capaci di mettere in campo quello che siamo. Nei quarti le azzurre contro la bestia nera Olanda, incontrata quest'anno solo in amichevole. Sì, abbiamo cominciato il nostro percorso proprio con loro perché volevo fare un percorso che cambiasse un po' la consapevolezza di questa squadra. Abbiamo una volta perso, una volta vinto e devo dire che da quella partita comunque la nostra consapevolezza è andata sempre aumentando. Ma quanto vale questa Italia? Ma vale molto di più di quello che abbiamo fatto vedere fin adesso. E che mentalità ha portato Mazzanti a questa giovane nazionale? Ma il fatto di essere infinitamente curiosi di scoprire cosa possiamo fare ancora di meglio. E credo che le ragazze l'abbiano sposato questa linea. Ci siamo unite sempre di più nel nostro percorso. Quello che dobbiamo fare lo sappiamo bene e adesso c'è solo da fare. Appuntamento dunque a domani intorno alle 15:55 su Rai 2, come ci ricorda la grafica. Adesso il basket, il prossimo